sono veramente nel panico. Allora, sto registrando questo video. Dovrei studiare come un pazzo, però ho già studiato come un pazzo in questi giorni e mi sta esplodendo la testa, e quindi dovevo sfogarmi. E con chi altro farlo se non con voi? Dovevo farlo con voi. Allora, quando vedete questo video, io cercherò di farvelo uscire all'incirca quando avrò l'esame orale di maturità. Ok, mi sto già cacando addosso. È lunedì, ok? State vedendo questo video, è lunedì. Lo farò uscire verso le 10 di mattina, perché all'incirca a quell'ora dovrei avere il colloquio con i professori. E quindi vi chiedo solo una cosa. Allora, io ho bisogno del vostro sostegno. Allora, vi ricordate quando per l'esame della patente vi chiesi di alzare le mani al cielo come il cazzo di Goku chiese per l'energia sferica? Ecco, lo dovete fare. Se voi lo fate, io mi sento più tranquillo. Cioè, anche se non lo fate, cioè se io non so che lo fate, mi sento comunque tranquillo. Vedete, adesso sono agitato. Sono agitato, sì, perché in questi giorni ho detto, beh, chi se ne frega dell'orale, c'ho già 60 punti, va bene, è vero. Però io ho paura di fare una scena muta, perché ho studiato talmente tanto, probabilmente credo di aver studiato tanto, ma in realtà non ho studiato tanto, che mi sembra di non ricordarmi niente. Cioè, mi ricordo solamente la tesina che sto ripassando da ore, che la tesina che tra l'altro è su YouTube, ragazzi, ve l'avevo già detto, è su di voi, cioè non proprio su di voi, parlerò anche di voi, ma in generale su di altre cose anche. E ho bisogno del vostro sostegno, cioè probabilmente una volta che ho finito questo esame io abbandonerò lo stress totalmente, almeno per questi 3 mesi estivi, proprio non ci sarà più stress, e questa sarà una delle cose più positive mai avvenute, perché ormai è tipo 1 mese e mezzo che sono in angoscia per questo esame, da quando abbiamo iniziato a fare le ricerche per la tesina, a studiare i programmi, a fare le prove scritte. Porca puttana, sto esplodendo, ragazzi. Allora, mi serviva un po' un attimo questa pausa per insomma confrontarmi sempre con voi, sapete che siete la mia seconda famiglia, e quindi mi ci volevo. Ok, ora mi sento già un po' più tranquillo. Allora, domani, cioè no, cazzo, domani niente, quando vedete questo video probabilmente starò già interloquendo con i professori, e che sarà una cosa problematica, perché quando mi fanno delle domande e io non saprò la risposta dovrò improvvisare. Va bene, improvvisare mi riesce bene, però non si può improvvisare in tutti gli argomenti possibili, cioè da una parte si... Ah, panico, ok, basta, ok, sempre. Ok, basta, calmo. Allora, quando torno a casa, una volta terminato l'esame, registrerò subito un video e lo caricherò immediatamente appena riesco, anche se la mia connessione fa schifo, però lo farò breve, di 1 o 2 minuti, dove vi illustrerò tutta la mia gioia, perché adesso non so quale potrà essere la gioia. Cioè, come dice, che cazzo era quel poeta che diceva l'attesa è il piacere stesso? Non me lo ricordo chi era, ok? Non me lo ricordo. Però, come diceva lui, l'attesa è il piacere stesso. Probabilmente adesso sto provando una certa ansia, sì, che però si potrebbe essere trasmessa in piacere, non lo so. Insomma, ragazzi, io non vedo l'ora di finire, perché ormai sono cazzo, quant'è? Allora, prima, seconda, terza, quarta, quinta elementare, prima, seconda, terza, media, prima, seconda, terza, quarta, quinta, no, prima, seconda, terza, 13 anni di scuola, considerando anche l'asilo, che non so quanti cazzo sono gli anni di asilo, boh. Comunque, dopo oltre 13 anni non dovrò più avere il pensiero, probabilmente, di svegliarmi la mattina per andare a scuola e studiare, tornare a casa per studiare. Magari adesso la vedo come cosa positiva e magari più avanti me ne pentirò, però adesso è una cosa positiva e questo è l'importante, non credete? Io credo di sì. Voi non credete? Io credo di sì, ok? Perché probabilmente quest'estate deciderò più o meno se fare l'università, adesso vediamo. Sinceramente ve lo dico col cuore, non ho per niente voglia adesso di fare l'università, per niente, ok? E quindi niente, dai ragazzi, basta, da quant'è che mi sto tenendo qua? Troppo. Cioè, considerando che all'esame gli devo dire la tesina in, non so, 10, massimo 15 minuti, ce la farò? Cioè, io mi perdo nelle parole, mi conoscete per dire una cosa... Basta, ok. Vado a prendere il gatto? Vado a prendere il gatto, ve lo mostro per l'ultima volta, perché poi lo porterò all'esame con me e gli dirò, professori, tenetelo, questo è il mio pegno per voi. No, scherzo, è il mio sacrificio. Come gli Aztechi o i Maya. Chi è che sacrificava gli animali agli dèi? Non lo so, non mi ricordo. Comunque probabilmente domattina pregherò qualunque dio esistente sulla terra, cioè qualunque, Allah, Buddha, Cristo, non lo so, altri degli dei dell'Olimpo, Zeus, Afrodite, Poseidone, tutti, li prego tutti, spero siano tutti dalla mia parte, perché altrimenti sono fottuto. Sicuramente YouTube è dalla mia parte, questa me la sento, è con me, me lo sento. E niente, dai ragazzi, basta. Vi ho veramente preso troppo tempo, però adesso sono già un po' più tranquillo. Vedete? Sono tranquillo. Molto tranquillo. Ok, sono tranquillo, sì, dai. E vado a prendere il gatto. Dai, andiamo a prendere il gatto insieme, dai. Let's go take the cat. Where are you, cat? Cat, where are you? Dov'è?
Questa è la mia terrazza. Non vi avevo mai portato nella mia terrazza. Eccolo quel piccolino. Piccolino vicino, stavo dormendo. Io stavo dormendo, mi hai svegliato. Questa è la mia terrazza, ragazzi. Non vi avevo mai portato davvero nella mia terrazza. Che figlio di puttana che sono. Non si vede niente. La lettera del gatto. Guardiamo se c'è qualche cacata. Non c'è niente. Quella là è la finestra di camera mia. Questa è la finestra di mia sorella. Questo è il giardino dei miei sottovicini, che mi sentano urlare ogni volta che faccio il video. Ok, dai, basta. Basta, basta fare stupidaggini. Allora, ragazzi, fammi regolare. Mando al focus. Focus. Focalizzati. Ok. Allora, basta. Focalizzati, ho detto. Ok. Vedete questi capelli? Ecco. Sarà una grande soddisfazione anche rasarseli a zero dopo l'esame. No, a zero no, scherzo, però un po' come li faccio sempre, ovvero rasati ai lati con un po' di ciuffetto sopra. Così sembra veramente Elvis Presley. All I want is you. Basta, basta, basta. Ok, sto perdendo. Mi sto divulgando troppo. Addio ragazzi, ci vediamo a fine esame. Wow!